Jacopo Robusti detto il Tintoretto, la discesa al limbo, opera datata 1568 ed è un olio su tela che misura 3,42 x 3,73 m. Il dipinto si trova nella chiesa di San Cassiano a Venezia assieme alla crocifissione del 1568 anch'essa e alla resurrezione sull'altare maggiore del 1565. La luce. Splendente che proviene da Cristo penetrato nel limbo, abbaglia la moltitudine dei defunti che sembra non abbiano compreso cosa stia succedendo. Basta osservare le loro espressioni per leggerne lo smarrimento e l'incredulità di fronte a questa improvvisa apparizione in quel luogo oscuro. Infatti, nel Vangelo apocrifo di Pietro e Nicodemo possiamo leggere e furono illuminate tutte le tenebre dell'Ade. Gesù. Nonostante si trovi nel momento di transizione dopo la morte fisica, è nel contempo vivissimo e determinato, proprio come ci riferisce Nicodemo, un Signore forte e potente, un Signore potente in guerra. Osservando il dipinto, l'attenzione è rivolta in primis al Cristo e subito dopo alla donna la cui pelle ne riflette la luce, è la progenitrice, Eva. Quest'ultima si protende verso il Signore con la postura del corpo che non sembrerebbe tradire timore, pare addirittura ostentare una certa disinvoltura. Al contrario, il suo compagno, Adamo, il primo uomo, sembra intimidito, con le braccia conserte sul petto, parzialmente genuflesso nel segno del massimo rispetto. Ma è a lui che si rivolge per primo il Signore tendendogli la mano destra. Tintoretto a mio avviso, rende evidente con questo dipinto che l'azione salvifica e di redenzione è rivolta a tutti ed è senza tempo, quasi a voler sottolineare l'universalità della redenzione che riguarderà il prima, il durante e il dopo. La grande tela fu voluta e finanziata dalla scuola o confraternita del Santissimo Sacramento, istituzione fondata il 25 marzo del 1504. Le intenzioni dei componenti della confraternita erano quelle di conservare l'Eucarestia in posizione centrale, l'altar maggiore, e quindi di spostarla da quello di sinistra, dove tradizionalmente si trovava, in modo tale da renderne maggiormente partecipi i fedeli. Jacopo, cinquantenne, artisticamente maturo, affermato e stimato, lavorava in quella zona con la sua bottega. Iniziò in quella chiesa con la risurrezione nel 1565 e poi con la crocefissione e la discesa al limbo nel 1568. Il guardiano grande si chiamava Cristino De Gozzi e se ne vogliamo conoscere le fattezze lo possiamo vedere ritratto proprio in questo dipinto, nella discesa al limbo, dietro la figura di Eva ed in compagnia degli altri suoi confratelli. Personalmente trovo che la posizione del De Gozzi proprio dietro ed un poco sotto le bianche natiche di Eva, sia alquanto curiosa. Mi colpisce la sua raffigurazione così naturale e mi dà la sensazione che sia più nuda di altre donne che il maestro dipinse in altre tele. Forse la mia è un'impressione condizionata dal contesto nel quale è inserita e forse perché è l'unica presenza femminile in mezzo a tutti gli uomini, tant'è che è rilucente nell'oscurità come fosse sotto l'occhio di un riflettore di un palcoscenico e sotto lo sguardo di tutti. Noi compresi soprattutto. Il Concilio di Trento aveva ultimato i suoi lavori nel 1563, fornendo delle precise linee guida riguardo l'impostazione iconografica dei dipinti, assieme ad altre numerose regole comportamentali anche relativamente alla vita privata degli individui. Stupisce quindi quel corpo nudo in una chiesa e con i committenti dietro le sue natiche. Per di più, se si ha modo di osservare da vicino la tela, possiamo vedere, anche ad occhio nudo, un ripensamento di Jacopo, proprio sul braccio destro della donna. Un arto ripensato che si protendeva verso la coscia nuda a sinistra del suo compagno di Adamo. Per l'occhio contemporaneo, questo può far sorridere o non suscitare alcun pensiero, ma è probabile che 500 anni fa così non fosse. Di solito queste figure fanno parte del repertorio del martirologio, dove il corpo nudo è mortificato nella carne con le sevizie, come ad esempio nel ciclo del martirio di Santa Caterina di Jacopo e Domenico Titoretto, datati 1580-85. Oppure i loro corpi divengono l'espressione del maligno che utilizza le conturbanti forme della sessualità femminile per mimetizzarsi, per tentare e poi colpire, come ad esempio nelle Tentazioni di Sant'Antonio. Insomma, nel rispetto delle regolamentazioni post-attidentine, forse si era trovato una specie di compromesso per rappresentare il nudo di donna anche nelle chiese. Esponendo così il corpo al pubblico, strapazzandolo però con le torture del martirio, oppure anche rendendone evidente la possessione da parte del maligno, come nelle Tentazioni di Sant'Antonio, per l'appunto mi sono sempre chiesto come realmente fosse percepito un tempo quel corpo nudo, candido, sottoposto alla fustigazione, per esempio. Questi indifesi corpi, nudi, di donna, che vengono frustati sadicamente dagli aguzzini, possono rievocare ad un occhio contemporaneo, ed in alcuni casi, immagini di sadomasochismo. Ed il martirio di Santa Caterina, sempre del Tintoretto, dove la Santa è incatenata, nuda, alla colonna, davanti agli occhi di tutti, è molto eloquente. Tant'è che nel teatrale turbinio della discesa al limbo ciò che risalta subito agli occhi, forse più di Cristo, è proprio Eva. In questo lugubre ambiente, i bagliori di luci, i riflessi chiaroscurari, il senso di profondità e di abisso nella parte mediana della tela, dove si vedono solamente i contorni dei visi, oppure il riflesso della luce nell'orbita dei loro occhi, ricordano l'Ade con la sua oscurità. Cristo indossa un mantello rosa che sembra proprio quello che sta ai piedi della sua croce nel dipinto che raffigura la crocifissione. Quello che gli sta di fronte sembra veramente che lo abbia raccolto ed indossato per il passaggio. Luci, ombre, colori, tenebre, stupore, paura, incredulità, movimento, confusione, lotta. Langore metallico, legno spaccato, catene spezzate, odore di carne, abissi, dolore, rovine, detriti, crolli, volo d'angeli, caduta di demani, urla, poi la speranza, la comprensione, ed infine anche la luce e la redenzione. Forse era questo l'intento di Tintoretto, ovvero far avere una percezione immediata ed una chiara comprensione dell'argomento trattato dal suo dipinto ai parrocchiani e dai cittadini comuni che si recavano in chiesa per la funzione o per un semplice raccoglimento in preghiera oppure anche per pura curiosità. In effetti non si può dubitare che tanto la crocifissione quanto la discesa al limbo ci diano delle emozioni dirette. Il bello è che questa eloquenza semplice ed immediata richiesta dalla committenza ad una lettura attenta rivela anche un tintoretto accolto, conoscitore dei testi sacri un uomo che esprimeva anche una meditata sensibilità religiosa.